Ciao a tutti, eccoci qua per una nuovissima puntata di Never Ending Movie, sempre qui su Lega Nerd e sempre pronti a presentarvi le ultime e le migliori uscite in home video. Oggi parliamo dell'uscita in home video di uno dei film più attesi dell'anno, ovvero il ritorno dei quattro pazzi scatenati inglesi, ovvero Spud, Rington, Bagby e Sick Boy, ovvero parliamo di Trainspotting 2. Dietro al cinepresa c'è sempre il grandissimo Danny Boyle, che per un mio umilissimo parere personale non sbaglia praticamente nulla. Anche questo film secondo me è riuscitissimo, soprattutto è molto romantico, ci porta indietro di 20 anni, perché sì, purtroppo sono passati tantissimi, ovvero 20 anni dall'uscita del primo Trainspotting. Questa volta le edizioni non sono 4 ma sono 5, in realtà sono 6, ovvero abbiamo le solite DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra HD, il Blu-ray logicamente in Steelbook, e abbiamo due bundle, in pratica abbiamo due versioni sia in DVD che in Blu-ray con Trainspotting 1 e Trainspotting 2 logicamente. Quindi insomma, mettete mano al portafoglio e sceglietene una di queste 6 versioni diverse. Anche per questo film vedremo gli inserti speciali, contenuti speciali, gli stessi dal DVD all'edizione limitata in Steelbook Blu-ray, saranno sempre gli stessi. Cosa molto interessante è un bellissimo e lunghissimo documentario che vede il regista e il cast chiacchierare amabilmente tra di loro sui 20 anni passati da questo film che ormai è entrato nella leggenda. Tra l'altro vi ricordo che Trainspotting 1 è stato il film che ha lanciato nello Star System il grandissimo Ewan McGregor. Avete già deciso quale versione comprarvi? Perfetto, alzate le chiappe, aprite la porta e beccatevi il primo punto Media World e sceglietene una delle 6 versioni disponibili. Ciao a tutti, anche questa puntata di Never Ending Movie è arrivata al termine, ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Lega Nerd.